Ben trovati a questo consueto appuntamento con la trasmissione Il Ficcanaso. Quest'oggi in questa puntata siamo usciti, con noi c'è l'ex assessore del comune dell'Aquila, Lelio De Santis, ma anche il segretario regionale dell'Italia dei Valori. Ci troviamo tra Piazza Baricianello, vediamo questa splendida via, una volta era una splendida via, adesso purtroppo c'è qualche cantiere, però insomma... Si va avanti, si cerca di costruire, si cerca di ricostruire, di fare qualcosa. Arrivano cifre come 10 miliardi e 6, 11 miliardi di, eh, di soldini, però quello che accade niente, non, non si riesce a capire. Vabbè, comunque andiamo avanti. Allora, assessore, ex assessore De Santis, la prima domanda non poteva essere questa, perché lei non è più assessore? Ma oddio, in ogni attività politico-amministrativa c'è un inizio e una fine, e bisogna essere capaci di cominciare e anche di lasciare quando non ci sono più le condizioni. Il sindaco, mesi addietro, ha deciso in modo inopinato, ingiustificato: adesso a tuttora non giustifica questa sua decisione legittima, ma secondo me sbagliata perché i problemi stanno ancora lì e le motivazioni non le ha poste sul tavolo ma io sono estremamente sereno perché penso di aver fatto fino in fondo il mio dovere nell'interesse esclusivo della collettività eh, mai nessuno si è potuto azzardare a tirarmi la cosiddetta giacchetta abbiamo eh, credo con rigore dato il nostro contributo sul piano amministrativo io ho lasciato un avanzo di amministrazione di 33 milioni che mi auguro eh, nei mesi che rimarranno fino eh, alla, alla fine della legislatura, alcuni mesi mancano, un anno per l'esattezza, se dovesse andare alla fine della legislatura. Speriamo che queste somme siano ben destinate, ben utilizzate nell'interesse generale e non per qualche altra finalità poco produttiva se non clientelare, diciamo così questi 10 miliardi e 600 oppure 11 miliardi, come funziona? Allora, eh, questo è un problema serio, nel senso che noto anche quell'altro era eh, serio. Ma è tutto serio, è tutto serio. Ma qualcuno dice che è legato a qualche avviso di garanzia di personaggi eccellenti, politici, uno in particolare. Ma non lo so, io penso che tu è eh, questo avviso di garanzia? o No. Ma gli avvisi di garanzia sono arrivati nel passato A, no, vari, al a vari amministratori del Comune dell'Aquila, mi pare di recente anche al sindaco, altri assessori, dirigenti. Io mi auguro che per tutti. c'è eh, una connessione? Ma oddio, non penso. Una punizione di, nei suoi Penso di no, io ho la coscienza apposta, ho fatto il mio dovere, ho dato un contributo perché eh, ci fosse trasparenza dentro la macchina. Quindi comunale. il sindaco ce l'ha o no questo avviso di garanzia? Ho letto sulla stampa che ce l'ha. Quindi ce l'ha? Eh, sì, che ce l'ha. Mi auguro che ne esca bene perché non sarebbe una buona cosa per la città. Eh, di, tornando invece alle cose concrete. Queste, ma non è che il sindaco si circonda di persone insomma, che poi... Vuoi dire convinto? yes men. Può essere pure così. Evidentemente gli davo fastidio. Lui a me no, perché ognuno di noi deve dare il suo contributo. Forse un errore. Eh, non era simpatico. Ma può essere no. I, io a lui probabilmente, a lui invece è un simpaticone, è un giocarellone, un prestigiatore, è uno che, a cui piace fare la politica spesso. Non è che qualcun altro ha voluto la sua testa. Ma, ma chiunque, chiunque, non, non importa, non importa chi l'abbia voluta, di sicuro ognuno deve fare la propria parte. Io penso di averla fatta e penso di poterla ancora fare, sempre nella direzione positiva nell'interesse dei cittadini. Non tutti probabilmente hanno questo tipo di impostazione. Eh, in un'amministrazione comunale, soprattutto quella dell'Aquila, che è complessa, eh, bisogna tenere i piedi per terra e sapere che non è una città normale, è una città con tanti problemi, con tante difficoltà, è amministrare veramente un'impresa difficile che va svolta con rettitudine ma anche con tanto, tanta dedizione, quindi si può anche sbagliare purché questo si avviene, avviene in buona fede. Per affrontare eh, una gestione così complicata sul piano amministrativo, io penso modestamente che c'è bisogno di collegialità. C'è bisogno di collegialità, di condivisione. Quando uno pensa di risolvere i problemi da solo, non va da nessuna parte, può sbattere la testa contro il muro. Quando non c'è condivisione, succede quello che sta succedendo. Saper Ormai da qualche tempo, la vicenda di questi giorni è dei sottoservizi. Non si sa chi deve fare cosa, quella che va fatta prima e quella che va fatta Però dopo. Costano costano e paralisi e soprattutto quello che preoccupa è che alla fine ci rimette il cittadino, il commerciante eh, colui che aspetta di rientrare eh, a casa o di riaprire un'attività non lo può fare per speravano gli 11 miliardi, arrivano le ditte di fuori, prendono i soldini e le ditte aquilane rimangono a guardare e questo è un altro tema che eh, credo che il eh, grosso, delicato, eh, soprattutto questi 10, milioni, 10 miliardi e passa e mezza il dato negativo, sapete qual è? È che non hanno eh, prodotto sul territorio, nella città, sul tessuto sociale, una ricaduta economica, cioè non c'è occupazione. Paradossalmente nel cantiere più grande d'Europa, come viene chiamato il cantiere dell'Aquila, c'è una disoccupazione spaventosa. Nemmeno gli operai, nemmeno i carpentieri trovano un lavoro e tante gru in cioè. giro. C'è una crisi terribile evidentemente, queste risorse vengono utilizzate, distratte o vanno a finire altrove, magari ci sono troppe imprese eh, venute da fuori che non coinvolgono la manodopera locale e magari l'artigiano, l'imprenditore locale è costretto a prendere lavori in subappalto, magari anche strozzati, eh, con grande difficoltà e questo è un dato che forse doveva evitarsi, ci vuole più rigore, un maggiore controllo e fare in modo che la ricostruzione sia un fatto che riguardi anche l'impresa locale, perché c'è tanta gente, tanti imprenditori onesti, seri, capaci, competenti, che possono fare eh, almeno quanto questa impresa. Sasso acqua, può darsi che qualcuno tornerà ad abitare in questa casa. E mi auguro di sì, questo è un altro problema, cioè i ritardi eh, con i quali vengono eh, riallacciate le, 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 le varie utenze, gas, acqua e via discorrendo. Quindi questo è un fatto, o oh no, io penso che sia proprio di sì, la colpa un è, che ha è di tutti. Due... Eh, ma, ma io sento i cittadini che dicono e si lamentano, dopo tre mesi ancora non hanno, non hanno riallacciati i servizi, eh, l'acqua. Il gas che è essenziale. Però non dipende dagli operai, dipende ma, forse dallo. Ma non dipende, la colpa non è di nessuno. Noi dobbiamo tutti quanti, ognuno per la propria parte, fare in modo che il cittadino abbia il servizio nei tempi giusti. Oh, ma gli 11 miliardi? Oh, dicevo, E quindi proprio perché c'è questo tema rispetto al quale nessuno può esprimere eh, un parere diverso. Noi, Comitale dei Valori, abbiamo preteso insieme a noi poi altri gruppi eh, al Parlamento di istituzione, l'istituzione una commissione d'indagine. Eh, ma è dove sta... sono finiti? E potrebbero essere finiti altrove, eh, risulta a più di uno che alcune imprese... Ne dovrebbero, dovrebbero arrivare altre nove eh, Oddio, quelli che arriveranno mi auguro siano tutti destinati a ricostruire l'Aquila, a farla più bella, più sicura di prima. È chiaro che i fenomeni che sono verificati di infiltrazioni massiviose, di, di, di corruzione, hanno distratto probabilmente parte di queste risorse. Poi alcune imprese venute da fuori evidentemente hanno anche lucrato su questo e il dato oggettivo è questo, che nonostante questa mole di risorse ingente... La ricostruzione va rilento, piange e, 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 e la gente è preoccupata e disperata e la disoccupazione e, galoppa, galoppa e non è un fatto positivo. Facciamo un piccolo break perché ci avviamo verso queste eh, via Cavalier del Popolo e altre vie limitrofe perché insomma tanti soldini se ne sono andati anche. Per le famose casette del buon Berlusconi, che bene o male un alloggio l'ha dato a tutti, però il comune non è in grado digestire. di mandare avanti e di gestire. Piccolo break, andiamo più su. Uno dei tanti vicoletti del, della nostra città, l'Aquila: 99 piazze, 99 fontane, 99 chiese, addirittura adesso si parla tantissimo anche dei. Dei templari, di tantissime altre cose. Questa è una delle tante abitazioni. vediamo ci sono due numeri civici: il 18 e il 20, siamo di fronte a Piazza Baricianello. Queste sono le condizioni purtroppo a sette anni del terremoto in cui versa la, la nostra città. Parliamo dell'Aquila, capoluogo di regione, campanelli, porte aperte, sfondate. Sì, ci sono dei, dei paletti di ferro, dei tubi innocenti per sorreggere un po' questa, questa struttura ma eh, ci sono ancora tantissimi problemi, si parla di, di furti, questi 10-11 miliardi eh, di finanziamenti per la ricostruzione ad hoc, dove sono finiti, ne abbiamo parlato prima con l'Elio De Santis, ex assessore al Comune dell'Aguila e segretario regionale dell'Italia dei Valori, dovrebbero arrivare ancora una decina di miliardi, però la situazione, cari telespettatori, è questa qua. Abbiamo preso uno dei vicoletti ma ci sono situazioni ancora più brutte. C'è disoccupazione, guardate le finestre, guardate questa povera casa. Poi andremo in via Sassa dove qualcosa si è sbloccato, ma caso strano c'è un palazzo, credo col numero 54-56 che è ancora lì fermo, bloccato. Altri palazzi sotto e sopra e di fronte li stanno mettendo a posto. Vabbè, sarà un caso, vedremo un po'. Dico questo perché abbiamo avuto delle segnalazioni De Santis, insomma siamo arrivati oltre la frutta, delinquenza, furti. Non se ne può più. Purtroppo sì, è vero, sono passati sette anni e nonostante i tanti problemi che ci sono stati, bisogna essere onesti nel riconoscere che non è facile affrontare un tema così complesso della ricostruzione del centro storico di una città d'arte e di cultura come l'Aquila, e quindi i ritardi possono anche essere giustificati. Ma dopo sette anni. Chiaramente non è più tollerabile che lo stato dell'arte sia questo qui, con portoni aperti, con ricostruzione che ancora non, non parte affatto e naturalmente con tutti i fenomeni conseguenti che abbiamo denunciato ripetutamente, che sono quelli della sicurezza, dei furti continui, e andrebbe chiaramente, io l'ho anche sollecitato ripetutamente anche al prefetto, andrebbe rafforzata la vigilanza. Gli aggregati, i famosi aggregati dove ci sono anche degli Aguilani, poliziotti, calabinieri, finanzieri, forestali, che non costano nulla, non costa nulla riportarli qua perché andrebbero nei propri alloggi. Eh, questo però, questo però, sì, però è una decisione, è una decisione che, che, non, che non spetta nemmeno al Comune, diciamo la verità. Però il Sindaco potrebbe farsi Assolutamente promotore? Assolutamente sì, no? credo che, qualcosa, credo abbia, che fa parte della maggioranza di qualcosa abbia anche fatto in passato, però bisogna fare squadre e tutti dovrebbero chiedere la stessa cosa, che è la sicurezza per la città, fare in modo che... Ecco, la, 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 la vita della città per quelli anche che sono rimasti e sono tanti e che vogliono continuare a starci ci sia maggiore sicurezza Ma giorni, come positivo. si comporta qua? Posso dire una in dialetto? Sì. Qua ci vogliono fregare pure l'ospedale, farne uno mega galattico tra gli e Ma, pesca beh, Adesso guarda, qui i problemi Ma, veramente. non male. No, non siamo ridotti mai Capoluogo io, Super Hub non, dovrebbe non essere non sono un ospedale. Sono e sono un ottimista, quindi penso che prima o dopo l'Aquila si realizzerà gli aquilani saranno capaci di invertire la rotta. E di riportare un po' di sorrise e di prospettiva per eh, soprattutto per i giovani. Però Ma, è eh, chiaro che evidentemente, evidentemente questa città, la classe dirigente, tutta intesa di questa città, ha poco peso a livello regionale. Questa In è la verità. L'opposizione dove sta? Ma qui nell'opposizione, le non lo so, non lo so, ognuno svolge il proprio ruolo. Vedo che manca una visione. i ponti, Parlo del ponte di Messina, tra virgolette, Guilherme. E del ponte... ponte esattamente, io direi che innanzitutto bisognerebbe parla, parlare di quello che serve oggi, il lavoro, la ricostruzione, la sicurezza dei cittadini. Poi le grandi opere Insomma, vengono dopo. Ma chi sbaglia? Ma oddio, chi sbaglia? Sbaglia chi fa, chi cerca di fare, gli amministratori ai vari livelli. Certamente si sbaglia? si sbaglia quando si pensa di essere presuntuosi e di decidere tutto da solo. Non si può fare nemmeno a casa propria tutto da solo, perché bisogna tener conto del punto di vista di chi abita e di chi vive con te. In una città come l'Aquila, il ma sindaco. Io di Berlusconi sono costati diversi miliardi. Sì, e... no, volevo esprimere con questo concetto. Nella città dell'Aquila, con tutti i problemi, a maggior ragione, il sindaco e il capo dell'amministrazione dovrebbe avere maggiormente considerazione dal punto di vista di tutti, anche delle opposizioni. Quindi collegialità, condivisione delle cose che si fa. A livello regionale è stessa cosa, perché D'Alfonso ci fa vivere la stessa vicenda. Manca Ma una diciamo condivisione, un... Manca... E... Di buon occhio, per cui... governo regionale. Ma non si tratta di vederlo, eh, io lo che... giudico sui fatti, sui fatti. Fino adesso sono solo affermazioni e di principio, buone... buone intenzioni, buone intenzioni, anche la legge sull'Aquila è rimasta sulla carta, è passato un anno e siamo tra virgolette fottuti con le chiacchiere, allora dobbiamo essere capaci di pretendere cose concrete oh, fattibili. Ma questo deficit delle casette reggerà? Il, progetto per... del, eh, il discorso del progetto Case è un, progetto, è un discorso molto delicato che secondo me nel corso degli anni è stato sottovalutato dagli amministratori, a cominciare dalla Giunta, a cominciare dal sindaco perché si è avuto un approccio iniziale un po' improvvisato, un po' superficiale, con mancanza di mezzi, incapacità di poterlo gestire sul piano tecnico, non avendo una struttura comunale capace, come ce l'ha la Later per esempio, di gestire un patrimonio come di oltre 5.000 alloggi, quindi con l'impossibilità di fare le manutenzioni per tempo e di fare la riscossione, per cui il comune si è indebitato. perché... Molti, molti non hanno pagato forse sono stati abituati male all'inizio ma molti forse non possono pagare perché hanno molti, perso pure il posto molti è vero non possono pagare il comune ha cercato di andare incontro anche rateizzando, ma se uno non ha lavoro, non può comprarsi un tosto di pane per sé, per i figli, è chiaro che non può pagare le utenze. Ma ci sono anche, e questo è il risvolto della medaglia ancora più eh, problematica e negativa, che molti che possono pagare non lo hanno fatto. Per cui è stato così, siamo stati costretti all'epoca, eh, per quella parte, quel periodo che l'ho condotto io, il discorso con la delega, eh, siamo stati costretti a ricorrere a incisioni fiscali ad avvisi però di però pagamento ma non extracomunitari, come ne vedo, rifugiati politici però gli si danno 10, 20, 30 euro al giorno il telefono ma questo allora, è un discorso gente che ha 80 anni, siamo d'accordo si impicca eh, siamo... Si ammazza, non ha da mangiare, cioè, rispetto non è che vuole essere rispetto. No, nazista, no, ma rispetto insomma... a questo io penso che non, non bisogna eh... Gli altri i ferri No, noi non dobbiamo, dobbiamo, accogliere, dobbiamo sapere accogliere, dobbiamo sapere eh, essere disponibili e rispettosi e eh, però, solidali, mettiamo, e, solidali e solidali senza si, che questo va, se, senza che questo vada a scapito dell'Aquilano, dell'indigio, del locale che no, sta no, che e rimane qui. Nazionale. In campo nazionale è un problema serio di cui l'Italia ma anche l'Europa si deve far carica a tutti i livelli, ma nel piccolo anche qui da un noi un abbiamo il problema. Come, no? Come vuoi? Un attimino soltanto. Cambiamo zona, cambiamo vicoletto. No, no, un attimo soltanto, via Cavalier del Popolo. Eh, rispecchia un po' la, la realtà da quell'anno nel centro storico. Una casetta purtroppo ancora distrutta. Lì i proprietari sono stati costretti a mettere delle catene, finalmente eh, una casetta sulla nostra destra che parrebbe rifatta con le telecamere quindi qualcuno ci abita, c'è cioè una luce accesa. Finalmente torna un po' di vita anche in, eh, in questi vicoli bui, oscuri di notte eh, ci sono tante cose che non vanno. Vediamo là insomma c'è dell'immondizia gettata, eh, Qua non funziona nulla, non funziona. chi ci telefona si lamenta, dice ma perché, ma chi, come, quando, eccetera, eccetera. Cioè le strisce blu, i ponti. Diciamo che questa è la conferma che è una città allo Stato con luce d'ombre, con qualcosa di positivo che è stato fatto e non possiamo negarlo, e con tanto altro che non è stato fatto e che viaggia a rilento. Oltre a tutto questo naturalmente ci sono queste idee. Cervellotiche a cui facevamo riferimento, eh, come quella del ponte, non che non sia da prendere in considerazione. Oggi penso che non cioè, sia Ma vogliamo aggiustare prima la città? O no? Aggiustiamo la città, facciamo riviverla, facciamo ritornare riviverla alle opere e nel realtà. frattempo cerchiamo di creare occasione di lavoro per i giovani perché lo dico sempre: a tutti i livelli, noi potremo avere alla fine ricostruite una città più bella, più sicura di prima, ma se questa città sarà vuota i giovani saranno andati via, noi classe dirigente, sindaco in testa, presidente della regione, appresso. Avremo fallito complessivamente la nostra missione, quindi dobbiamo la fare sanità, veramente... la sanità. Che è importante. La sanità è l'altro tema grosso: noi stiamo perdendo tempo da settimane nella discussione tutta sulla stampa, tutta accademica su chi debba essere, infatti... su chi debba essere il manager. E tutte le spinte, le proposte... Beh, speriamo che, vengono... che sia uno che non avvalli questi 47 milioni di euro dell'assicurazione Marzetti che sono ma che andati passerebbe, poi... Ma basterebbe, guarda, Dove? un professionista onesto e serio che non si faccia tirare la giacchetta da questo o da quell'altro, da questo o quel politico che pensi a far funzionare la sanità a fare in modo che non ci siano più le file, che ci sia una sanità di qualità, che ci sia un, una sanità sul territorio, che tutti i cittadini io, siano considerati alla stessa maniera. Se i piani sanitari regionali tagliano tutto, spostano tutto, qua chi ci rimane? Torniamo a bomba, a cioè alla considerazione che abbiamo fatto prima, e cioè che questa città purtroppo da anni esprime una classe dirigente intesa in senso lato che ha poca considerazione, poca incidenza a livello regionale, per cui le decisioni e le scelte vengono fatte lì dove la politica, è, la politica è più forte. Pescara, esattamente, col presidente, col suo entourage, con i partiti che hanno tutta la sede, potrebbe sembrare un fatto di secondaria importanza, tutti i partiti hanno una sede regionale a Pescara, Beh, è perché il cuore, cuore è la... allora una classe dirigente, politica, imprenditoriale, sindacale, dovrebbe essere capace di fare squadra, di stare insieme, di vedere che Ma cosa... Non sono serve. politici forti all'Aquila. Forti che significa? È in grado di rappresentare... Se io giudico, dai allora, risultati prob nulla, probabilmente, probabilmente no, siamo tutti deboli, o meglio, non siamo capaci di fare squadra e di far valere le nostre regioni, le nostre ragioni, le esigenze di questo territorio lì dove si decide che è la sede della regione e del governo. Ma l'Aquila ha un rappresentante nel governo? No. Perché? Bisognerebbe, no, domand bisognerebbe domandarlo a chi fa queste scelte, a chi guida il Partito Democratico, che è il partito, l'ossatura centrale della coalizione di governo, perché questo territorio non Come è Come vanno le cose? Mi sa che il PD, chi lo voterà alle prossime Correnza e compagnia? Non lo so, io, mi auguro, io mi auguro che non nel centro-sinistra centro qualcuno si ricordi che c'è un partito piccolo ma serio, con la schiena dritta di tale Valori, che può essere uno stimolo alla soluzione di tanti problemi. Siamo arrivati alla fine di questo primo incontro con l'ex assessore Lelio De Santis, attuale segretario regionale dell'Italia dei Valori. È un uomo insomma, che i peli sulla lingua non, non li ha. Abbiamo parlato di tante cosettine, questo è il primo appuntamento con lui, ci sentiremo tra eh, qualche mesetto per vedere quello che accade. Un saluto a tutti quanti voi. Buona visione e continuazione con i nostri programmi. Ciao!